Ciao, benvenuti nella rubrica che riguarda i tutorial per i raccolti. Oggi ci occupiamo di raccolti un po' particolari perché, come potete leggere dal titolo, vi voglio insegnare a realizzare la coda di cavallo e i diversi trucchetti che utilizzano le capellone per poter fare la coda di cavallo senza andare ad appesantire troppo la cute e andarla a stressare. Abbiamo anche i miei due soliti assistenti dormiglioni, Romeo e Oscar. C'è soltanto un piccolo appunto che vi voglio fare prima di lasciarvi alle indicazioni del tutorial. La coda di cavallo va fatta più o meno a questa altezza, perché se la fate troppo bassa non vi regge. Se la fate troppo in alto, quando poi siete frontalmente con una persona, si vede questa specie di fontanina che non è molto carina da vedere, e soprattutto vi tende a farvi la faccia a cavallo, vi allunga molto il viso, e se già avete il viso lungo è il male. Evitatele queste code a fontana, soprattutto evitate anche la coda qui sopra, perché crea un effetto orribile, veramente vi fa sembrare una specie di Madonna di legno. Quindi no, l'altezza giusta per fare la coda è questa altezza qui, praticamente poco sotto lo zenith del capo. Ma vi lascio al tutorial e spero che vi piaccia. Realizzare una coda di cavallo può sembrare una cosa piuttosto semplice e effettivamente lo è, però affinché regga bene sono necessarie due cose: la corretta dimensione dell'elastico in base alla massa dei vostri capelli e soprattutto che la coda abbia i capelli tirati alla perfezione in maniera uniforme, in modo che non ci siano punti della testa dove la cute viene stressata in particolar modo, soprattutto se avete capelli molto lunghi. Quindi, innanzitutto, è necessario tirare bene i capelli. Come si fa? Si parte con la tanghellina oppure con la vostra spazzola, con il vostro pettine, sollevando tutta la chioma da dietro. E quindi si sale piano piano sui lati. Ecco, e solo alla fine si va ad aggiustare la parte superiore. Ricordate che per la coda, esattamente come per le trecce, è necessario che i capelli siano tutti perfettamente districati, altrimenti il nodo non vi permetterà di tirare per bene i capelli. Cambiate mano e fate la stessa cosa dall'altro lato. A questo punto, tenendo molto saldamente la chioma, continuate ad uniformare con le mani e fissate bene bene con l'elastico. Io faccio tre giri di solito con questo elastico qui. A questo punto, per fare in modo che la coda sia bella fissa, si fa una leggera tiratina laterale e magari finite di tirare tutto il resto e ottenete una bella coda salda che dovrebbe reggervi tranquillamente, se avete i capelli lunghi come i miei, per 4-5 ore. Ovviamente poi fate una spazzolata se avete la frangetta o un ciuffo. Nel caso aveste dei ciuffi troppo lunghi che quando andate a tirare finiscono nell'elastico, vi consiglio di fissarli prima di cominciare a tirare i capelli su con delle pinzette, in modo che siate sicuri di andare a prendere soltanto la parte di chioma che vi interessa. Il problema fondamentale della coda di cavallo, quando i capelli cominciano a diventare molto lunghi o quando avete una massa molto grande, è il peso, perché la coda di cavallo tende a stressare moltissimo la cute, quindi rende anche i capelli un po' più fragili, soprattutto perché l'elastico dovete stringerlo tanto e in quel punto, se portate la coda tutti i giorni, rischiate di creare dei danni, per quanto l'elastico possa essere iperdelicato, iperadatto e tutte queste cose qui. Io vi consiglio di fare la coda di cavallo per delle uscite
soltanto quando sapete di essere fuori casa per un tempo limitato e di portarvi eventualmente una spazzola o un pettine in borsa, così che nel momento in cui dovesse cominciare a farvi male, a farvi venire l'emicrania, potete tranquillamente scioglierla e magari fare un'altra acconciatura. Poi ci sono dei piccoli trucchetti che le supercapellone utilizzano per fare la coda di cavallo stressando di meno i capelli e consistono nel tagliare praticamente la chioma da lavorare, quindi ridurre la massa in modo che non venga raccolta tutta la chioma, però si abbia comunque l'effetto della coda senza avere lo stesso peso. E adesso andiamo a vedere quali sono questi trucchetti. Per realizzare queste code sezionate abbiamo bisogno di un pettine a coda per poter tirare le file. Il primo metodo consiste nell'eliminare le ciocche anteriori. Quindi, posizionando la punta del pettine a coda sullo zenith del capo, andiamo a tirare due file verticali che scendano davanti all'orecchio, non dietro, perché sennò togliete troppi capelli e la coda vi viene fuori striminzita. Facendo davanti però togliete abbastanza capelli da alleggerire l'acconciatura, quindi fate la stessa cosa dall'altro lato. A questo punto, se trovate delle difficoltà a mantenere i capelli separati, potete tranquillamente fissarli momentaneamente con l'elastico sotto il mento, in questo modo, e poi andate a lavorare il resto della chioma esattamente come se stesse facendo una coda completa. Quindi partite da sotto, piano piano andate sopra, raccogliete la chioma, fate la stessa cosa dall'altro lato. A questo punto fissate. E tirate per fissare bene. Poi, per essere sicuri di non avere i capelli scombinati, fate una passata di spazzola e ottenete questa acconciatura qui, che è molto carina perché avete la coda che è molto più leggera, io vi posso garantire perché questo è il mio modo di fare la coda di cavallo di solito, e avete le due ciocche anteriori che vi permettono di evidenziare comunque la lunghezza effettiva del capello, perché con la coda il capello viene portato tutto più in alto, specialmente se avete un taglio pari, sembra leggermente più corto, lo sappiamo noi che siamo fissate col capello extra lungo. Soffriamo quando, quando il capello sembra un pochino più corto. Infatti, parlando con un'amica che è riccia, l'altro giorno proprio questo dicevamo che povere voi ricce, perché i capelli vi crescono come a noi che abbiamo i capelli lisci, però si vede molto di meno, la lunghezza si vede di meno, poverine. E questo è il primo metodo. Ora invece andiamo a vedere l'altro metodo. Sempre utilizzando il nostro pettine a coda, andiamo a posizionarlo sul retro della testa molto in alto e tiriamo due file diagonali che scendano sui nervi della nuca, praticamente qui e qui. Questa è una. Adesso andiamo a prenderci l'altra fila. Sempre come prima, se avete problemi a tenere separate le ciocche, fissate momentaneamente con un elastico. Ok. E a questo punto andate a lavorare le ciocche anteriori. Spazzoliamo un momento, perché a furia di fare e disfare si stanno annodando.
Allora, in questo caso, già che non cominciamo a tirare i capelli da sopra, ce li portiamo in alto con le mani, prima da un lato e poi dall'altro. Quando le abbiamo portate all'altezza che vogliamo, ce la faccio, andiamo a lavorarli con la spazzola, sempre da sotto, mano a mano andando sempre più in alto. Cambiamo mano e facciamo la stessa cosa da quest'altra parte. Ups! Stava scivolando la tengo il teaser. Ok. Quindi fissiamo con l'elastico come prima. Andiamo a tirare. La coda che viene è questa qui e spero che si veda bene in camera. E il vantaggio di questa coda è sempre lo stesso dell'altro sistema, cioè si riduce la quantità di capelli che viene sostenuta. In più c'è il vantaggio che comunque tutta la parte di chioma viene tirata in maniera uniforme, quella anteriore, quindi ci sono più capelli che sostengono la coda, mentre invece in quell'altra sono un po' meno. E in più la ciocca lasciata sciolta permette la visione della lunghezza completa della chioma, sempre per la faccenda che noi capellone siamo fissate, bla bla bla. Poi, se anche questo sistema comunque vi porta ad avere problemi di peso, c'è un terzo sistema. Per prima cosa realizziamo lo spicchio dietro e lo fissiamo con un elastico. Dopodiché andiamo di nuovo a tirare le file anteriori davanti all'orecchio. E uno. Ups. Dove sei? Sempre se trovate difficoltà lo fissate, io ho preso una pinza, una vecchia pinza. A questo punto, con le due ciocche rimaste sciolte, andiamo a fare la coda. La solleviamo sempre con lo stesso sistema, dello spicchio posteriore. Quindi la portiamo su e a quel punto lavoriamo la chioma con la spazzola. Cercate di non andare a tirarvi i capelli delle file anteriori, questa è un pochino più complessa. Prima da un lato. Poi dall'altro. Quindi fissiamo con l'elastico. Qui dobbiamo fare 4 giri perché ci sono molti meno capelli. Stendiamo. E a questo punto facciamo un colpo di spazzola ed ecco qua, la coda è questa e vi permette appunto di avere pochissimi capelli che vengono tirati su, la acconciatura è molto più leggera, però comunque è una coda di cavallo. Se non avete una grande massa, questa acconciatura può farvi risultare la coda molto piccola. Quindi si può ovviare al problema con questo.
che è uno strumento molto interessante. Allora, sollevate la coda, infilate il topsy tail da sotto verso l'alto e quindi fate passare la chioma attraverso l'anello. A questo punto, se avete capelli molto lunghi, questo strumento diventa un po' diabolico. Io vi consiglio di mantenere con due dita la chioma prima dell'anello e tirare delicatamente, perché altrimenti vi garantisco che si blocca e non se ne viene. Dai, ce la facciamo. Ok. Continuate a tirare e ottenete praticamente questa. La coda in questo caso tende ad aprirsi, quindi i capelli risultano molti di più ed è anche più frenata l'acconciatura, quindi regge un pochino più di tempo. L'unica cosa, se nel momento in cui andate a tirare la coda iniziale non è perfettamente uniforme, vi troverete qualche capellino che vi tira un po' di più, e in quel caso, piuttosto che tenervela col dolore, io vi consiglio di sciogliere tutto e rifare da capo, perché veramente altrimenti dopo 2 ore avete un mal di testa che vi scoppia, avete la bomba atomica nel cervello ed è brutto 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 brutto. Questa acconciatura in particolare io l'ho realizzata tanti anni fa la prima volta guardando un manga, praticamente si trattava di Angel Sanctuary di Kaori Yuki, e in un volumetto c'è Alexiel, una dei protagonisti, che portava un'acconciatura simile, esattamente con le ciocchettine, la chioma sciolta dietro e questa coda bella rigirata. Vabbè, lei ha capelli bellissimi, lunghi alle ginocchia, coi boccoli, beata lei. E quindi io questa acconciatura per anni l'ho chiamata la Alexiel. Sicuramente avrà già un nome, perché non penso di essermela inventata io. Se mi fate sapere il nome originale qual è, mi farebbe piacere. Se invece vi scoccia cercare e volete chiamarla la Alexiel come faccio io, mi farebbe piacere. E niente, penso di aver finito. Ultimamente ho tanto l'ansia da fotocamera quando mi metto a girare un video e non capisco perché. Oggi ce l'ho più del normale, perché ieri ho girato il mio primo timelapse per l'altro canale ed è stato molto difficile, perché la mia fotocamera registra 8 minuti per volta, quindi ogni volta io devo staccare e poi riattaccare mentre disegno, è dura tenere a mente che devo staccare prima che scada il tempo. È stata tanta ansia, quindi niente, lunedì uscirà il primo video nuovo sull'altro canale. Non aspettatevi niente di chissà cosa elaborato, è semplicemente un acquerello. Spero che lo guarderete, spero che se lo farete vi piaccia. Non so se ho coniugato bene i verbi, mi sto riducendo pure a non coniugare bene i verbi. Vabbè, io sono fissata con la coniugazione dei verbi. Pensate che quando il 17 di questo mese ho dato la discussione di tesi, perché sì, nel frattempo mi sono laureata, io non avevo paura di esporre l'argomento, avevo paura che l'ansia mi portasse a sbagliare un congiuntivo, quindi ero lì che tremavo e tutti i miei amici che sono venuti, perché sono venuti circa una cinquantina di persone, come ha detto una mia grande amica illustratrice, c'era più gente alla tua tesi che non a un concerto dei Metallica. Io tremavo e le persone giustamente pensavano che io tremassi per l'ansia di dover spiegare l'argomento. Invece no, io tremavo perché non volevo sbagliare i verbi. Sono strana. E va bene, dopo questa piccola digressione, diciamo, il video è terminato. Spero che possa esservi utile, anche se non siete già delle capellone, perché vi trovate avvantaggiate per quando poi avrete capelli molto lunghi e non vi ritroverete come me, che mi sono ritrovata improvvisamente ad avere capelli lunghi e non saperli gestire, perché sapevo fare soltanto la treccia inglese. Ho dovuto imparare con una specie di autocorso intensivo, seguendo i tutorial su internet, come si facevano le varie acconciature, fino a diventare, direi, abbastanza brava. Quindi il video finisce qui.
Noi ci vediamo mercoledì prossimo con Doni della Natura, in cui finalmente vi parlo dell'Indigofera tintoria, che mi ha richiesto tantissimo, tantissimo lavoro di ricerca perché le informazioni che si reperiscono su internet sono molto contrastanti e i miei libri di erboristica non parlano dell'Indigofera tintoria e quindi mi sono trovata un pochino svantaggiata. E quindi niente, ho detto niente 3.000 volte oggi. Ciao! Each other's heart.